Buongiorno da BTV News. Oggi 25 marzo è l'Annunciazione del Signore. L'Assemblea Generale dell'ONU, nella seduta del 27 dicembre 2007, ha indetto per oggi la giornata internazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. Una tematica che sembra appartenere ai libri di storia, ma che purtroppo ancora oggi cavalca le colonne della cronaca. Infatti, nonostante la schiavitù sia stata formalmente abolita, il commercio di esseri umani non è stato debellato e ogni anno in qualche parte del mondo si verificano episodi di commercio di persone al fine di essere sfruttate in qualche modo dai propri simili: fabbrica, accattonaggio, prostituzione, spaccio di sostanze illecite e via dicendo. La giornata prende a riferimento la tratta di schiavi attraverso l'Oceano Atlantico e, come riportato sul portale ufficiale dell'ONU, per oltre 400 anni più di 15 milioni di uomini, donne e bambini sono stati vittime del commercio di schiavi, uno dei capitoli più bui della storia umana. Le Nazioni Unite onorano la memoria delle persone che sono state private della libertà, ma anche di coloro che attivamente hanno operato per l'abolizione della schiavitù. Lo scopo ulteriore della giornata è di sensibilizzare l'umanità alle minacce del razzismo e dell'intolleranza. La giornata internazionale mira anche a sensibilizzare sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi di oggi.